La collega si chiama Alessandra Pizzo, in servizio a Bagheria, e lei che è stata aggredita. Ma per parlare di questo abbiamo in collegamento Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Benvenuto, presidente, buonasera. Buonasera, ciao Giampiero. Allora, l'ennesima aggressione, però siamo sempre lì. Passa il tempo, ma nulla si fa per il governo. Sì, questa è una cosa che abbiamo più volte ribadito, cioè il percorso parlamentare per l'approvazione di una legge, anche importante, che interessa naturalmente milioni di professionisti, sono circa 1,5 milioni di professionisti interessati a questa legge, tanto siamo tutte le professioni sanitarie, non può non prevedere il fatto di un'accelerazione. Un'accelerazione naturalmente che è complesso per quanto riguarda i lavori parlamentari, ma potrebbe diventare molto più semplice se il governo trasmuta questo disegno di legge che ha presentato in un decreto-legge. In questo caso le norme diventerebbero immediatamente cogenti e quindi vigenti e si potrebbero applicare dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Perché effettivamente la dottoressa che è stata aggredita purtroppo poi ha dovuto sporgere denuncia, no? E quindi sporgendo denuncia si è un po' esposta. Parliamo di Bagheria, che non è i parioli di Roma, Certo, insomma. Pressioni ce ne ecco qui, possono essere poi. noi abbiamo detto in comitato centrale, e diventerà questa un'indicazione a tutti gli ordini, che gli ordini sono invitati a fare delle denunce esposte su qualsiasi tipo di attività di violenza, proprio a supporto dei colleghi qualora ci fosse una denuncia, o in sostituzione dei colleghi qualora le denunce non ci fossero. Ma questo anche al fine di andare a evidenziare se le sedi in cui operano i colleghi hanno tutti i requisiti di legge, quindi posseggono i requisiti sulla sicurezza, che molto spesso, come abbiamo visto nel caso di Toccastagni e altri casi, non invece non sono completamente adeguate a quelle che sono tutte le norme sulla violenza, ivi compresi i meccanismi per ridurre le aggressioni ai medici. Quindi è proprio la stessa Fronceo che si pone come a denunciare un fatto deluttuoso, magari quando il collega ha qualche difficoltà. Però Sì, noi siamo se. partiti dal dato che molti colleghi non denunciano, abbiamo Infatti è quella. chiesto la procedibilità d'ufficio ai parlamentari quando siamo stati in audizione, l'abbiamo chiesto al ministro, l'abbiamo chiesto al presidente della commissione Sileri. Insomma, noi crediamo che questa attività debba essere svolta direttamente dallo Stato, nelle more che venga approvato il disegno di legge, proviamo a farlo noi come ordine. Cos'è che ostacola? Perché noi qui ne stiamo parlando da mesi di questa procedibilità d'ufficio del medico pubblico ufficiale. Se ne parla, se ne parla, se ne parla. Ci sarà un ostacolo che impedisce questo? Perché non è soltanto legislativo, perché se no, se c'era la volontà, lo facevano anche rapidamente, insomma. Sì, credo che la questione sia rimossa nelle mani del governo, per questo noi, al fine proprio di togliere ogni tipo di ostacolo che ci potesse essere o qualsiasi tipo di scusa che potesse essere evidenziata, abbiamo chiesto la trasmutazione dal disegno di legge al decreto legge. In questa maniera il governo può domani stesso andare in Consiglio dei Ministri, approvarlo e quindi sostanzialmente renderlo operativo. Cioè, quindi una via preferenziale, diciamo, per un provvedimento del genere. E se Diciamo che è un meccanismo previsto dalla legge che sì. consente al decreto di poter decretare in condizioni di urgenza. Il Io credo decreto che sia d'urgenza sarebbe quello che hanno fatto per tante esatto, altre cose, praticamente. una decretazione d'urgenza. Io credo che siamo di fronte a una situazione di emergenza, non solo di urgenza, ma addirittura di emergenza, che gli episodi sono quotidiani. Io voglio essere pessimista e se il governo continua a restare così immobile davanti a questo, perché
il rischio c'è, perché se, conoscendo insomma il soggetto, insomma, conoscendo la politica che delle volte si arena, quali saranno poi i successivi passi? Quali potranno essere? Abbiamo detto che questo è un passo molto forte, il fatto che gli ordini possono fare degli esposti di denuncia, perché consente alla magistratura di intervenire non soltanto contro l'aggressore e colui che ha commesso la violenza, ma anche per la verifica dei sistemi di sicurezza. Io credo che questo possa essere un ulteriore passaggio che può sollecitare a una maggior, a un intervento direttamente al Parlamento, ma anche sollecitare, questo è l'altro aspetto, i direttori generali a mettere in atto tutte le procedure che rendono più sicuri i posti di lavoro, che è l'obiettivo che ci eravamo proposti. Ecco, questo è un altro lato, perché effettivamente parliamo di sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale, ne parliamo da tanto tempo, ma l'insicurezza di un posto di lavoro passa anche attraverso quello, insomma. Esattamente, e non solo di carattere strutturale, cioè nel senso di quelli che possono essere gli adempimenti previsti per qualsiasi tipo di immobile, ma addirittura la legge 81 dovrebbe essere letta anche nelle modalità che rendono più difficile l'attività di aggressione nei confronti dei medici. E questo quindi può significare mettere in piedi meccanismi di fuga, via di fughe, che in molte guardie mediche non ci sono, può significare anche installare delle telecamere, può significare il trasferimento in zone protette nel caso che fossero sedi isolate, può significare il fatto di non lasciare più da soli i medici e creare le condizioni per cui chi opera nelle sedi di guardia medica non sia più da solo. L'opzione di riorganizzare il servizio in maniera completamente diversa, in maniera da porre magari delle camere di compensazione, diciamo, una reception, un qualcosa, diciamo, un triage, no, telefonico o anche computerizzato, in maniera da sapere quando c'è il pericolo, potrebbe essere anche quella una soluzione, riorganizzare il Sì, servizio, magari. le soluzioni tecnologiche ci sono, ma è come dire, è un sistema che è stato pensato 40 anni fa. Io credo che sia arrivato il momento di rivederlo questo sistema. Il passaggio all'H16, cioè eliminare le ore notturne, potrebbe essere sicuramente una soluzione, perché le ore notturne possono essere tranquillamente concordate poi con il 118, perché il numero degli accessi risulta inferiore, e quelle ore notturne possono essere tranquillamente da parte dei colleghi date in termini di lavoro durante il giorno, con attività che possono essere di grande importanza per lo sviluppo dell'assistenza, penso alle cure palliative, penso a tutte le attività di prevenzione che i colleghi di continuità potrebbero aggiungere alla loro attività di continuità assistenziale. Quindi diciamo, va rivisto sicuramente il collega, vanno tutelati sicuramente tutti i posti di lavoro, anzi dovrebbero essere incrementati perché attualmente non sono molte i colleghi di guardia che raggiungono le 38 ore settimanali, quindi vanno completati gli orari di lavoro in modo tale da dare anche una stabilità economica ai colleghi e vanno ampliati quelli che sono i servizi che potrebbero essere resi ai cittadini. Licio, un'ultima battuta per concludere con un pensiero alla carenza dei medici e ai provvedimenti che sono stati fatti ultimamente, o perlomeno che sono stati paventati e poi magari stralciati dall'ultimo decreto semplificazioni. Sì, come al solito prevale sempre la logica di carattere economico, quindi non voluto mantenere il limite del 2004 come dotazione organica di 4,4% e aver lasciato il blocco del turnover in tantissime regioni italiane significa continuare a ridurre il numero di medici che oggi lavorano nel sistema, penso che molti vanno in pensione e non bisogna evitarli. A questo se si aggiunge una carenza nella programmazione, quindi il numero di nuovi medici che
che vengono formati in maniera assolutamente insufficiente rispetto al fabbisogno reale, e noi abbiamo una miscela esplosiva, visto che ci sarà un incremento di circa il 20-30% di colleghi che andranno in pensione a causa della gobba pensionistica in questi 10 anni. Rischiamo veramente di soffocare il sistema senza che ci possano essere le risorse umane adeguate a dare risposte. Forse faremo come oggi sta facendo la Francia, sta facendo la Germania, che vengono a trovare e a chiedere ai medici italiani di andare a lavorare lì. Noi forse lo faremo domani in Grecia, in Albania, in Romania, in questi altri stati. Questa è veramente, come dire, una situazione che vorremmo evitare. Siamo ancora in tempo a farlo, possiamo sicuramente aumentare il numero di borse, possiamo sicuramente dare un futuro certo ai colleghi che iniziano il percorso di formazione, visto che ancora oggi nessuno fa un provvedimento per dire che il percorso di formazione dei medici inizia dal primo giorno del corso di laurea e termina l'ultimo giorno del corso di specializzazione. Un unico progetto formativo comprende la laurea e la specializzazione. Se non arriveremo ad avere questo provvedimento, molti giovani avranno, come sempre, la delusione: dopo la laurea non avranno un numero di borse sufficiente per poter completare il loro percorso formativo. Allora io ringrazio Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, lo ringrazio della disponibilità, speriamo di risentirci anche per altre questioni, perché effettivamente quella della carenza di medici è una questione importante che probabilmente il governo sta guardando con un po' di improvvisazione, mentre probabilmente se sentisse la federazione o sentisse chi è preposto probabilmente risolverebbe molto di più di quello che sta facendo adesso, sono convinto. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona serata.